patriarca, professionista del gusto. A Bitonto. Fee di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee e i gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Aerto Fee è in via Verde 58 a Bitonto. Aerto Fee di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Buongiorno telespettatori, questa si preannuncia una giornata lunghissima piena di colori, di tradizione. Siamo in diretta dalla Basilica dei Santi Medici per raccontarvi una storia che si ripete ormai da anni, la storia dei Santi Medici Cosma e Damiano, un culto antico che fin dal Settecento è presente sul nostro territorio. Anche quest'anno la diretta è organizzata e è prodotta da Bitonto TV, ma c'è una novità. Ho il piacere di presentare, di avere qui con me Viviana Minerbini del giornale Il Da Bitonto. Buongiorno a tutti i telespettatori. Questa mattina, sì, come ha detto Federica Monte, che vi presento, saremo in compagnia di Bitonto TV, di tutti voi, e quindi ringrazio la redazione a nome, insomma, di tutto il giornale.
Questa mattina sarò con voi per raccontarvi da vicino, sentendo sia Don Vito tra qualche minuto che i pellegrini, come trascorreremo questa giornata nel segno della fede e della tradizione. Proprio in questo senso vorrei raccontarvi un episodio che è accaduto proprio questa mattina sotto i miei occhi. Alle 5, mentre uscivo di casa per venire qui, le campane suonavano a festa, annunciavano la prima messa della giornata e un signore mi è passato dinanzi con la bici e non appena sentito le campane è sceso, si è segnato il capo ed è stato veramente bellissimo perché ha aperto in qualche modo questa giornata ed ha avuto il segno della croce ma anche il segno della fede, della tradizione che prova sicuramente lui ma tutti i cittadini che oggi sono arrivati dalle città limitrofe, ma che ci seguiranno poi per tutta la giornata, sicuramente anche dall'estero. Ed è un culto appunto che ha travalicato ormai i confini, è arrivato in America, in Canada, abbiamo telespettatori da Buenos Aires, dall'Argentina, dal Brasile. E proprio vorrei dire alla regia di inquadrare la piazza per guardare quanto sono numerosi i nostri fedeli giunti appunto da tutta Italia per questo culto, per questi santi anargiri perché senza argento, loro effettuavano la loro professione di medici appunto, senza mai volere realmente una ricompensa. Abbracciarono la dottrina di Galeno, una dottrina che prevedeva nel corpo appunto l'habitat naturale dell'anima, di conseguenza curando i malati, loro curavano non solo la malattia fisica ma anche appunto la malattia dell'anima. Hai preannunciato questa mattina l'arrivo dei primi fedeli nella Basilica e pregherei la regia di mandare il servizio appunto dei primi fedeli arrivati in Basilica. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Benvenuti. Buongiorno e benvenuti a tutti. Santi medici. Ebbene, eccoci tornati in diretta. Abbiamo visto la Basilica questa mattina con l'arrivo dei primi fedeli. Vediamo adesso invece gremita di persone che appunto stanno seguendo le statue che pian piano fuoriescono dalla Basilica. Mandiamo le immagini di Antonio Valenza appunto in diretta. Sono statue costruite nel 700 da un artigiano napoletano e sono vestiti a festa, li vediamo, sono San Cosma vestito in rosso e invece San Damiano in verde, rosso perché è il colore del martirio, il colore del sangue versato dai martiri in nome della Chiesa e di Gesù Cristo, in mano alla cassetta del chirurgo, mentre San Cosma vestito di verde riecheggia un po' l'iconografia greco-romana del dio Asclepio, che è appunto il dio della medicina, verde come appunto la medicina. In mano ha il mortaio e la cassetta, gli attrezzi del farmacista.
E di questo ne parleremo questa sera nello specifico con il dottor Antonio Sicolo, che da tempo studia proprio gli abiti dei santi, tanto che tessuti, non solo stoffe, tanto che quest'anno si è anche occupato assieme all'architetto Vito Antonio Vacca di effettuare l'impianto ornamentale del legno santo. Mentre guardate le immagini di questa piazza bellissima e gremita di persone, Viviana, vorrei chiederti qual è il piano della viabilità che quest'anno è stato appunto deciso. Sì, per garantire una tranquillità e una buona viabilità e sicurezza per tutti i cittadini, dal comitato tecnico, secondo la normativa della circolare Gabrielli, è stato varato il piano di sicurezza di ordine pubblico, non solo dalla Polizia Municipale ma anche dalla Polizia di Stato, vagliato dal Questore di Bari e dall'Ufficio di Gabinetto, in sinergia con il locale commissariato, saranno posizionati dei New Jersey tra via Capaldi e via Fornelli, Largo Villa, tra Viale Giovanni XXIII e Via La Pira, tra Piazza Caduti del Terrorismo e Via Castellucci, tra Via Traette e Via Calatafimi e in ultimo nei pressi del sottopasso Ugo Pasquini, che resterà totalmente pedonale, quindi per garantirci una migliore viabilità e tranquillità per goderci perché al meglio la festa. I pellegrini sono davvero tanti. Viviana, mi piace ricordare che questa festa va un po' a concludere un percorso iniziato il 2 ottobre con Oltre i Confini, la manifestazione dedicata ai migranti di tutto il mondo. Infatti ricordiamo che proprio i santi medici sono di origini siriane, quindi anche loro e noi in qualche modo abbiamo integrato il culto e insomma tutti i colori. Stessi. Infatti proprio rispetto a questo tutti i racconti agiografici che ci danno notizie sulla vita dei santi medici tengono a precisare che i santi medici erano arabi, ma non perché nati in Arabia Saudita, ma piuttosto per collegarli proprio in Oriente, per distinguere questo culto appunto orientale con i culti occidentali che fino ad allora c'erano. Viviana, qual è il percorso che la processione farà quest'oggi? Sì, allora questa mattina passeranno appunto da piazza 26 Maggio, come stiamo vedendo, percorreranno via Mazzini per seguire su via Matteotti, via De Ildaris, via Magenta. Poi di lì entrano nel centro storico da Porta Robustina per uscire poi da Piazza Cavour intorno alle 16 e di lì percorreranno poi Corso Vittorio Emanuele, via Verdi, via Repubblica per arrivare fino qui in Basilica, dove alle 20 circa sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci. Dicevo poc'anzi, Oltre i Confini, una manifestazione appunto dedicata ai migranti di tutto il mondo e si è svolta qualche giorno fa, giovedì precisamente, la festa dei popoli. Pregherei la regia di mandare il servizio in onda. Ebbene, abbiamo visto il servizio della festa dei popoli e nel frattempo ci ha raggiunto un amico di Bitonto TV, Francesco Paolo Campione. Con la B. Buongiorno Federica, buongiorno Viviana.
Buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna Sud, di Bitonto TV, di Da Bitonto, di Eventi in Diretta, che è il portale del gruppo di Go Streaming che rimbalza anche oggi. Siamo qui, si è qui per il secondo anno consecutivo e quindi è ancora una volta per me una emozione poter raccontare a tutti gli amici che sono in diretta, anche per coloro che è la prima volta che seguiranno questa diretta, raccontare alcuni episodi che ho già sentito, che avete molto parlato della storia, le origini, le leggende metropolitane, dei fratelli, delle originarie, ma vedremo di raccontare anche con altri amici che arriveranno alcuni aneddoti popolari legati alla festa. Francesco, abbiamo mandato in onda il servizio della festa dei popoli, abbiamo ricordato che gli stessi Santi Medici erano provenienti appunto dall'Oriente, dalla Siria. È bello vedere come la storia ci insegna che non dovremmo mai giudicare il prossimo per la sua provenienza. Sì, mi chiedi delle riflessioni difficili di prima mattina e quindi è importante comunque fare anche queste riflessioni. Non dimentichiamo che parliamo sempre del Mediterraneo. Il Mediterraneo è sempre stato la culla della civiltà. Il culto dei Santi Medici si è diffuso attraverso il Mediterraneo. La festa dei popoli, che potrebbe essere una festa dei popoli del Mediterraneo, è un momento che deve rappresentare come per tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo, noi abbiamo un sacco di problemi nell'accoglienza, di gente che arriva dalle altre sponde del Mediterraneo, la festa dei popoli deve rappresentare, come dire, un modello, un esempio da seguire di convivenza, di condivisione, di accettazione. Devo dire che i Santi Medici, che facevano dell'accettazione anche un valore della loro vita, possono essere la guida ideale, come lo è San Nicola, ma come lo sono tutti i santi che sono venerati sia da noi cattolici e quindi come dire i cristiani occidentali, se così li vogliamo definire, sia anche dalla Chiesa ortodossa. Noi qui veneriamo, non so se ne avete parlato, magari ne parleranno, una reliquia importante di Santi Cosme, San Cosme e Damiano, che è venerata molto dalla Chiesa ortodossa, di alcune aree della Chiesa ortodossa. Io che ultimamente ho fatto il giro di parecchie capitali dell'Europa orientale, il culto dei Santi Medici è davvero molto molto presente, a partire dalla Federazione Russa fino ad avvicinarci alle coste orientali dell'Adriatico. E sulla scia di questa profonda riflessione di Francesco, io vorrei invitare la regia a mandare in onda il messaggio invece lasciato da Don Vito Piccinonna. La festa dei Santi Medici è la festa della città di Bitonto per eccellenza, è la festa dei pellegrini, dei devoti, di quanti sanno ormai che Bitonto è associata quasi indissolubilmente al nome dei Santi Medici. E noi siamo contenti di vivere questa festa che giunge al suo culmine con la processione che attraversa le strade della nostra città, perché porta ancora oggi un messaggio valido. I due fratelli Cosma e Damiano, medici, che spletavano gratuitamente alla loro arte medica, portano a tutta la città, a tutti i pellegrini, a coloro che guarderanno il loro volto, portano un messaggio ancora attuale. Io vorrei augurare a tutti di vivere questa festa in verità e in carità e di chiederci qual è il messaggio che posso recepire nella mia vita, nel mio impegno, nella mia professione, in ciò che vivo. Cosa oggi i Santi Medici hanno da dire alla nostra vita, alla nostra città, alle nostre relazioni? Sicuramente un messaggio di speranza, un augurio per tutti, soprattutto per chi se la passa peggio, e un augurio anche per e soprattutto per gli ammalati. Cosma e Damiano avevano a cuore i tanti ammalati, tante volte li guarivano. Sicuramente tutti quanti noi conosciamo un ammalato, una persona, forse nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni. Onoriamo i santi amando di più gli ammalati e i più poveri, magari facendo loro visita e recando sollievo, magari non solo con le nostre parole. Auguri a tutta la città, auguri a tutti i pellegrini, auguri a coloro che si recheranno nel nostro santuario perché possano ricevere la benedizione di Dio attraverso i santi. Viviana, non solo
forze dell'ordine in piazza, ma anche un punto di comando avanzato. Sì, infatti è la novità di quest'anno. Il punto di comando avanzato avrà al suo interno un volontario per ogni associazione coinvolta oggi nella manifestazione. Ricordiamo l'NPC Puglia, la SAS, l'AMS, Misericordia, Croce Rossa Italiana, Croce Sanitaria Italiana, Pubblica Assistenza e 118. Poi durante il percorso, sul percorso della processione e della fiera saranno dislocate diverse ambulanze del 118, oltre ad esserci a disposizione sia una moto che un'auto medica. Ed ecco, stiamo vedendo le prime immagini, ormai la processione è partita, tra qualche minuto ascolteremo anche Don Vito Piccinonna, Viviana Minervini lo intervisterà e ascolteremo anche alcuni fedeli. Noi guardando le immagini cosa possiamo dire, Francesco? Diciamo che ci stiamo avvicinando nei momenti più complicati. Prima di tutto facciamo un in bocca al lupo per Viviana che esordisce nella calca e del cirio. Ho visto che ha messo un giubbotto nuovo, attenzione. Perché ho già detto che rischia il fuoco. Però è una bellissima esperienza, ed è veramente, c'è un tuffo in quello che è la festa, in quello che stiamo vivendo. Adesso ci avviciniamo a quello che è il momento, uno dei momenti più difficili di questa processione. Non so se avete raccontato, ma lo riraccontiamo. La processione dei Santi Medici di Bitonto vive di alcuni momenti difficili per la calca, per la confusione, per le fasi. Ecco, l'uscita dal santuario rappresenta uno dei primi momenti complicati, perché di fatto c'è questa forma di imbuto, e adesso vediamo la telecamera di Rocco La Monaca, che è con grazie alla regia riusciamo a vedere, c'è questa calca che si forma di gente che aspetta le immagini e non si muove fin quando le immagini non arrivano addosso. Per cui adesso vedremo un momento in cui le immagini dei Santi Medici fanno letteralmente fatica ad avvicinarsi al portale proprio per questa calca che si forma. E sarà veramente bello raccontare da vicino. Nel frattempo credo salutiamo Viviana che va via e si avvicina a un altro ospite tradizionale. E questo sarà un momento della calca e comunque il momento più emozionante, con lancio delle colombe e quant'altro. E sarà anche il momento dei ceri, il momento in cui chi ha i ceri è nel momento più difficile. Il momento più difficile all'inizio e alla fine. Adesso perché sono pesanti i ceri, alla fine perché si è stanchi. E quindi anche questo. È ecco, particolare ricordare come i fedeli di questa processione spesso siano scalzi. Spesso perché camminano all'indietro guardando appunto le statue. Camminano all'indietro perché la devozione vuole che non si debba mai voltare le spalle alle immagini dei santi, e quindi per l'intero percorso della processione, che si snoda per circa 2 chilometri, questi devoti, questi fedeli, di fatto non danno mai le spalle ai santi, vanno scalzi. In questo momento magari non c'è problema, ma immaginiamo quando alcuni ceri perderanno una parte di cera bollente, questi fedeli, questi devoti rischiano veramente delle ustioni ai piedi perché calpestano la cera bollente. Perché la fede è questa, la fede è da decenni che come dire, vivono questa emozione, questa devozione, e non è possibile o immaginabile per loro mancare anche un solo anno. Che poi fede e sacrificio spesso diventano sinonimi, appunto come hai raccontato, rischiare gli ustioni, avere magari i piedi sanguinanti e dolorosi per ricordare, per diciamo sostenere una fede che pur non è tangibile deve significare davvero tanto per chi lo fa. No, la fede popolare è anche sacrificio. Molte feste patronali e anzi molti riti, soprattutto della Settimana Santa, mettono insieme questo momento. La devozione popolare prevede il sacrificio fisico. Ci sono in alcuni luoghi della Calabria alcune processioni, o anche in altri luoghi dove ci sono dei battenti, dove loro letteralmente esprimono la loro fede
con delle bravissime. Quindi ecco, è chiaro che ci sono delle situazioni nelle quali qualcuno può dire una forma eccessiva e fanatismo eccetera, però spesso la devozione popolare sforza anche. Devi ammettere che la linea tra fanatismo è sottile, ecco, tra religiosità e fanatismo. Ok, qui entriamo in un discorso che, non essendo teologo, io non vorrei assolutamente prendere. Per carità, è solo una mia opinione personalissima. Non sono competente per fare questo tipo di analisi, però è chiaro che la fede popolare, soprattutto quando è molto profonda, può proprio sfociare nel sacrificio e girare una città a piedi con un giro spesso di alcune decine di chili al contrario è effettivamente una forma di sacrificio. Io non so se la regia riesce, però vorrei ecco, inquadrare Don Vito con la stola che indossa. Io non so se la regia, Gabriele, ci possono inquadrare, possono mandare in onda le immagini dalla chiesa, ma la stola rossa che indossa Don Vito Piccinon ha una storia particolare. Raccontala, allora, Francesco. La stola, per intenderci, è quella linea di tessuto rossa che indossa il sacerdote durante le paraliturgie, eccetera. Quella stola non è italiana. Quella stola che ha le immagini, ecco, io invito la regia, se riesce, a mandare in diretta le immagini della telecamera che ci arriva dalla chiesa. Ebbene, quella stola viene dall'Argentina ed è un regalo fatto a Bitonto, al Santuario dei Santi Medici, dai fedeli di Buenos Aires, della quartiera di Boca, che ci sostengono sempre. Bravissimi, tutti gli che ci stanno seguendo, anzi, salutiamo Luisa Vejaneda e tutti gli amici, Luigi, eccetera. Loro hanno regalato, tra le tante cose che hanno portato in occasione delle feste patronali di maggio, no? E qui ecco, faccio una parentesi, soprattutto per chi non è bitontino: la festa patronale di Bitonto non è oggi. La festa patronale di Bitonto è il 26, ecco, bravo Gabriele, bravi ragazzi in regia. Questa stola rossa, come vedete, che rappresentano i Santi Medici, è stata regalata al Santuario dei Santi Medici dai fedeli, dai devoti argentini di origine italiana. E devo dire, è un grande gesto, ecco, per ritornare al discorso del convivere, dell'unirsi, è un grande gesto di vicinanza agli argentini da parte di Don Vito fare la processione con la stola degli argentini. Dicevamo però, vai avanti, stavi dicendo qualcosa. La fede unisce, la fede deve essere questo. Le popolazioni devono essere diciamo unite, legate da questo culto. Anche i miscredenti dinanzi ad una festa come questa un po' ci credono, si abituano a credere che qualcosa esista. È bello crederci quando vedi tanta convivialità tra i popoli, tra le persone. No, io spero che ci raggiungano tra poco alcuni devoti di Molfetta. Sono dei giovani che stanno proseguendo la devozione dei nonni di venire a piedi. Sono dei ragazzi trentenni con bambini, figli. E che, ora, perché a volte si pensa che il culto, la fede, bravi, sia qualcosa diciamo di vecchia, sentita come antica. Bravi, invece è bello sentire, perché effettivamente ci sono diversi modi di vivere la festa, tanti bitontini spesso vanno via, eccetera, eccetera. Ecco, scusami, poi raccontiamo, mentre raccontiamo le cose nostre, guardiamo, raccontiamo in diretta alla processione, l'uscita dalla processione la fa Don Mimmo Minafra, ex viceparroco dei Santi Medici, adesso parroco a Bitritto, che per anni è stato viceparroco ed è notoriamente un grande devoto dei Santi Medici ed è colui che celebra la messa delle 7:30. La messa delle 7:30, colui cioè che celebra la messa prima dell'inizio della processione. E dicevamo, è chiaro che tutto questo movimento crea qualche dubbio. C'è chi poi dice no, è tutto fanatismo, c'è chi dice che no, si sfocia nel paganesimo, ma appunto i Santi Medici, la festa dei Santi Medici è una grande festa popolare. Come tutte le feste popolari, va guardata elementi e tutte le sue sfaccettature, che arricchiscono, chi la guarda per la parte commerciale, chi la guarda come me parzialmente, la possibilità di vivere una città di 60.000 abitanti completamente chiusa al traffico. E quindi che quadruplica
la sua popolazione, ecco, oggi. Certo, per chi ci ascolta, noi vogliamo dire che la città è chiusa al traffico non nella zona del santuario, ma si arriva anche a 600-700 metri dal santuario, per cui è impossibile arrivare nel centro di Bitonto con le macchine. Quindi la città che si riappropria anche della... È una città che territorio. Si ferma, che si ferma a riflettere, che si ferma ad apprezzare la fede, possiamo dire questo, no? Certo, si ferma. Che oggi si stanca, si mette in stand-by. Ti dirò anche che c'è gente che va via oggi da Bitonto, perché non ama la confusione, non ama la calca. Ecco, è una giornata particolare. Quindi è la giornata per eccellenza per i bitontini, ecco, questo sì, magari anche di più della festa patronale. Però è una città particolare, è una giornata particolare, una giornata che va vissuta, tanti fanno i pranzi del giorno della festa come se fosse Natale, e quindi c'è questa immagine. Nel frattempo, ecco, altre immagini. Mi vorrei soffermare un attimo sugli abiti che portano in processione i Santi Medici, che ricordiamo sono stati cuciti e tagliati dalle suore di clausura del Monastero delle Vergini, e questo è anche il motivo per cui al passaggio davanti al monastero, spero di poterlo raccontare quando ci collegheremo da Piazza Caduti del Terrorismo, i Santi Medici fanno una sorta di inchino alle suore del Monastero delle Vergini, che è l'unico momento in cui loro possono guardare da vicino le immagini dei Santi Medici. Francesco, mi piace ricordare che l'attività svolta dai Santi Medici fu un'attività completamente gratuita. Vengono chiamati per questo anargiri, quindi senza argento, perché non volevano in nessun modo nessun tipo di ricompensa. E i miracoli che sono stati fatti dai Santi Medici sono tanti. Vorrei chiederti di ricordarne qualcuno. Allora, i miracoli dei Santi Medici sono diversi. Avendo seguito per anni, io sono, diciamo, figlio d'arte, nel senso che mio padre è stato uno dei responsabili dei portatori per 30 anni. Per cui a casa mia, dalla nostra famiglia, non è una giornata di festa, ma una giornata di processione. E quindi noi viviamo dall'interno. C'è un aneddoto legato al primo rettore di questo santuario, Don Minguccio Vacca. Ecco, aspetta adesso un attimo, che raccontava un aneddoto particolare di un miracolo avvenuto durante una discesa dei Santi Medici. Però io vorrei un attimo mandare in onda c'è l'uscita dei Santi Medici, un momento che va vissuto. Ha iniziato anche a suonare la banda, perché questo è il momento. Invito anche la regia a guardare al portale, perché come vedete la calca è molto grande davanti al portale in bronzo, le campane suonano a festa, ed è il momento in cui la banda inizia a suonare. Come possiamo vedere, nonostante l'ondeggiamento tipico dei portatori, la navicata come si dice nel gergo dei portatori, e poi magari parleremo dei portatori bitontini, che hanno delle peculiarità particolari rispetto agli altri paesi, loro possono solo ondeggiare, ma a fatica e grazie alla presenza della polizia riescono a farsi strada, perché la gente, come vedete, i ceri non si muovono. Teoricamente dovrebbe essere una processione, ma c'è questa voglia, questa volontà di avere un contatto fisico con le immagini, voler toccare. E molto spesso si racconta di devoti che si avvicinano alle immagini per toccare. L'idea, ecco, di nuovo, nel modo della fede popolare, di sentirsi protetti dai santi toccando fisicamente. Quasi come voler crederci maggiormente, toccare. Noi vedremo poi al collegamento di Piazza Caduti del Terrorismo come c'è questo far toccare i bambini neonati alle immagini, che è una forma di protezione. E quindi ecco che in questo momento le due immagini di San Cosma e di San Damiano varcano il portale. È il momento, io non so se si sente in sottofondo il suono della banda, è il momento dell'inizio della processione. Ricordiamo che le immagini hanno impiegato 20 minuti per fare 30 metri. Per cui immaginiamo quanto tempo percorreranno e si trascorrerà. Le immagini si sono mosse quando più o meno sono entrato io in collegamento, sono venuto a trovarti. Ecco, immaginiamo quanto tempo hanno impiegato per arrivare. Ed ecco le due immagini nella classica fioriera con lampade, che è fatta su misura per questa base. Noi sentiamo, lasciamo spazio alle immagini. Ok, lasciamo alle immagini e spero che si senta l'audio di fondo, ma sicuramente sì.
Abbiamo sentito lo scrosciare di questi applausi, fragoroso. Tra poco c'è un altro momento e invito la regia a preparare le inquadrature, il lancio delle colombe, che è un'altra cosa che è fondamentale. E quindi adesso guardiamo da vicino le immagini dei Santi Medici e poi la telecamera di Antonio potrà raccontare. Nello spazio in basso a destra non è perché non c'è nessuno, è perché è lo spazio da dove partono le colombe, Federica. Magari qualcuno può dire non c'è nessuno. No, invece no, è fatto apposta, perché se si potesse riempire si riempirebbe anche quello. Perché le colombe non devono avere ostacoli per librarsi in volo, e quindi ecco che c'è quello spazietto che i nostri amici a casa possono vedere in basso a destra, da cui ed partono. È una usanza che c'è sempre stata anche quando eri tu bambino, questo sì, delle colombe. Sì, sì, tanti. Allora, da sempre non lo so, ma almeno 20-25 anni sicuramente sì. Beh, non so se sono le stesse colombe, perché non so quanto vivono le colombe, però le colombe ci sono sempre state. Quello che non c'è più, ma no, mi sembra che lo vedo invece a sinistra, sono gli archi dei palloncini, che è l'omaggio dei venditori di giocattoli ai Santi Medici nel giorno della processione. Anche no, cioè, ho visto un arco a Girani, ce ne sono due o tre, poi ahimè comunque crea problemi anche i venditori di palloncini, e adesso non sono tanto più d'accordo a farli allora, volare gratis. Contiene oltre 200 palloni, immaginiamo che inizia a diventare una spesa anche non indifferente. Certo che sì, come vedete, però in fondo la piazza è andata aggremendosi. Ricordiamo che i turisti arrivano dalla parte destra del santuario, il parcheggio della zona artigianale, quindi la gente arriva da Piazza Marena e si accalca in quella zona e poi defluisce decisamente verso il resto della festa. Adesso c'è il passaggio sotto la croce, che prima era posizionata molto più in basso, adesso è al centro delle tre gugliette che noi vediamo sul portale. Prima era posizionata solo in occasione della processione in basso ed era poteva essere superata solo da un'altezza particolare dei portatori, perché ricordiamo i portatori, che adesso sono quattro squadre da quattro, sono caratterizzati da una diversa altezza tra di loro, per cui per passare sotto la croce c'era bisogno di un'altezza particolare dei portatori, altrimenti non ci passavano sotto la croce. E quindi c'è tutta una liturgia tra i portatori per uscire dal santuario e trovarsi nei vari cambi proprio sotto la croce. Adesso ovviamente non c'è più, perché con il restauro recente del santuario la croce adesso è fissa per tutto l'anno e quindi non c'è più questa necessità di trovare una squadra ad hoc per passare sotto la croce. E i portatori, Francesco, tu mi hai detto che tuo padre addirittura era un portatore. Come vengono selezionati, come vengono scelti? Allora parliamo dei portatori mentre la processione prosegue. Bitonto è una delle pochissime città. Eccole le colombe. Bravissimo, eccole. Gabriele, bravissimo Antonio, che è riuscito a cogliere uno dei momenti più suggestivi, che poi scatena sempre l'applauso della gente che è in piazza. I portatori, Bitonto è molto particolare. In altre città dove è molto forte la tradizione delle processioni, i portatori sono i confratelli. A Bitonto no, esiste, come è anche in Sicilia in alcuni casi, la casta tra virgolette dei portatori, cioè si è portatori professionisti. Allora le due massime, quasi come se fosse un mestiere, vogliamo dire, un mestiere è un hobby specifico di alcune categorie sociali, no? E allora la massima ambizione per i portatori erano due, e sono fondamentalmente due o tre: portare i Santi Medici, portare una delle immagini dei misteri e portare possibilmente l'Immacolata della festa patronale. Per cui era molto ambita, tanto che addirittura ci sono degli aneddoti di portatori che vanno dai santuari a chiedere la raccomandazione per essere inseriti all'interno del gruppo dei portatori. E prima era difficilissimo entrare, perché i portatori erano 8. Adesso numero esiguo per tutta la giornata. Prima erano 8 per l'intera giornata, e quindi la difficoltà adesso sono 32, si è molto allargata, non ci sono i lavori usuranti, perché chi può fare il portatore è chiaramente una persona che ha un fisico importante. Voi immaginate, giusto per fare un aneddoto di una zona diversa da Bitonto, a Viterbo per la festa patronale di Santa Rosa, che si svolge all'inizio di settembre, si costruisce una macchina di 30 metri, che viene portata a spalle.
i portatori, che sono i facchini di Santa Rosa, per poter essere ammessi a portare la macchina di Santa Rosa, fanno un provino di trascinare un sacco di sabbia di un quintale per 100 metri. Per cui, per fare il portatore professionista, è necessario avere una certa prestanza fisica. Bisogna avere anche, il fisico, il physique du roll, diremmo tranquillamente, però è un elemento importante. Immaginiamo, facciamo fisica. In questo, per qui lo sforzo, voglio dire, che si fa non è quello di correre e camminare, qui è gente che ha due quintali addosso ed è fermo. Quindi è vero che è solamente questione di forza pura. Bisogna sostenere, bisogna reggerlo il peso. Non so se ne avete parlato, la vestizione di un portatore è una ritualità, quasi come fosse un torero. No, Francesco, anzi, approfondiamo questo argomento perché lo trovo estremamente simpatico ed effetto. Raccontiamo la giornata di festa del portatore. Il portatore, prima di tutto, pranza quasi sempre prima della processione. Quindi parliamo alle 5 del mattino. Adesso, prima era l'unica, adesso chi fa l'uscita della processione si sveglia alle 5 del mattino, mangia qualcosa per mettersi, diciamo, in forza, ma soprattutto inizia la preparazione, perché molti di loro, a causa del peso che sopportano, hanno problemi di schiena. Per cui si crea una sorta di armatura, una fasciatura della schiena che fa di solito la moglie. E quindi c'è questa bellissima immagine della moglie amorevole, non voglio fare un discorso al macchinista, ma è un atto d'amore che la moglie fa, come dire, preparando il portatore, che poi si veste normalmente, arriva qui e indossa il camice. Ciascuno di loro poi indossa la medaglietta dell'immagine, del lato, diciamo, che sostiene. Quindi ha il verde col verde e il rosso col rosso. Come vedete dall'alto è possibile vedere la distinzione della processione, guardiamo la lentezza e l'ondulazione. Francesco, una domanda da persona che ignora questo tipo di ritualità. Sì. Il cambio dei portatori. Adesso credo quando che tra poco fatto? Lo vedremo. Ogni... quando si stanca. Ogni quattro passi, praticamente, cinque passi. No, non esiste una regola, non esiste un modo deciso. Di solito quando ci si stanca, quando uno decide di fermarsi, gli altri provano a spingere, ecco che inizia il lancio dei palloni, provano a spingere, ma se proprio non ci si ferma, ci si ferma. Tant'è vero che esiste tutta poi una dinamica del rapporto tra i portatori, perché c'è il portatore che vuol fare la vegeta più lunga, il portatore che si stanca prima, e quindi a volte si scambiano i posti anche per cercare di allungare, perché fare la vegeta corta è una prova di forza, e quindi se tu la prova di forza la fallisci è un fallimento. Per cui se io per colpa di un mio compagno di squadra faccio una navicata, una vegeta di 5 metri non di 10, per me è un'offesa, e quindi io spingo fino a quando tutti quanti si fermano. Quindi si crea un perché dinamico. Il cambio viene fatto contemporaneamente. Contemporaneamente, per tutti e quattro, è chiaro. Perché sono selezionati tutti per altezza. Per altezza, fondamentalmente per altezza, e ci sono anche degli aneddoti particolari, magari qualche volta li racconteremo. Se l'altezza non è precisa, ci sono dei rialzi speciali di tacchi. C'è una liturgia bellissima che viene fatta dai portatori dei misteri, delle prove del mattino della processione, quando nella chiesa si va avanti e indietro provando varie altezze di tacchi. Perché si cerca veramente di livellare il livello, trovare... assolutamente. E è quasi una scienza quello di essere un portatore, Federica. Quindi è una cosa che bisogna andare. Perché questo? Perché se non si è dell'uguale altezza e si è più bassi, si finisce per portare il peso di 4. Perché il peso di 200 kg può essere ben equilibrato se sono tutti della stessa altezza o il più possibile della stessa altezza. Diventa una sofferenza. Io personalmente una volta ho provato a fare la vegeta, non c'ho il fisico. Ci ho provato, non eravamo della stessa altezza, mi sono sentito affossare. Perché avevo il tre quarti del peso della statua. E su di me è stato un momento fisicamente difficilissimo. Francesco, vedo dimmi. Che abbiamo la possibilità di ascoltare sì. alcuni canti che vengono dedicati alle iconografie delle statue, perché Antonio Valenza è lì in mezzo a loro. Pregherei la regia di mandarli in diretta. Antonio in diretta.
Francesco, li vediamo inquadrati, fedeli che camminano all'indietro guardando le statue. Sì, scusami, nel frattempo sto cercando qualche ospite da Molfetta e con i social si riesce a fare questa cosa qua. Ok. E questi applausi che rinnovano, guardiamo la grande candela, la processione per chi non è bitontino proseguirà per la strada che noi vediamo al centro della chiesa. Adesso ci sono delle transenne che delimitano, ecco, quello che abbiamo sentito, Federica, sono le famose litanie dei Santi Medici, che si dividono in due ritornelli, e la strofa non sempre è la stessa, perché spesso i solisti, se così li possiamo definire, delle compagnie le inventano ad un certo punto, e quando c'è esaurito le strofe a disposizione, le inventano. Ci sono degli storici, per un certo periodo non c'era una testimonianza scritta o registrata, ma ci sono degli storici della fede popolare che negli ultimi anni hanno registrato, si sono fatti tutta la processione registrando integralmente tutti i canti e riproponendoli anche su YouTube, per cui perché dietro anche i canti c'è forse una sorta di antropologia della fede popolare, perché ognuno inserisce all'interno delle strofe, non dei ritornelli, l'esperienza anche personale, e quindi è possibile ed è bellissimo ascoltare le varie strofe proprio perché c'è dietro la storia di quella compagnia, Biceglie, Canosa, tutte quelle compagnie storiche, che poi, ecco, qua dobbiamo fare una sottolineatura: noi parliamo sempre di Canosa, di Biceglie, di queste grandi compagnie, ma ci sono tanti devoti e fedeli che arrivano alla processione e non sono, come dire, appariscenti, ma seguono in silenzio quella che è la loro devozione, la loro fede. Ognuno di loro ha una storia da raccontare, e quindi bisogna rispettare e avere al centro dei nostri pensieri tutti coloro che per qualche motivo portano la candela. Noi non siamo nessuno per poter giudicare, non giudichiamo, però ciascuno di loro ha una, come dire, ha sicuramente una motivazione piuttosto valida. Oltretutto, da qualche tempo, fedele, grazie alla mia compagna, ci siamo avvicinati al progetto dalla parte del lupo, che è proprio un approccio psicologico al cattivo, no? E quindi c'è la cooperativa Crisi che si occupa di queste cose in vari comuni, e c'è una grande attenzione verso il cattivo, verso la famiglia del cattivo. Quindi quando giudichiamo, prima bisogna, ecco, diventiamo fare noi in primis di tutte le cattivi. Cose. Vorrei nel frattempo approfittare per ringraziare gli amici dell'associazione bitontina Sei di Bitonto Se, che ci stanno sicuramente guardando in questo momento e che hanno concesso la trasmissione della diretta anche sul loro portale. Quindi vorrei salutare gli amici appunto di questa associazione e tutti gli altri telespettatori che ci stanno guardando, perché sono davvero ricordiamo tanti. Che il canale 174 di Antenna Sud è visibile in tutta la Puglia, e quindi, e poi ricordiamo via internet le pagine Facebook, i siti internet, Eventi Diretta, che ricordiamo è la piattaforma su cui si appoggia. Posso fare un appunto? Streaming. Oggi, diciamo, sono in qualità di rappresentante, di appassionato, di devoto dei Santi Medici, però è importante, oggi tutto questo avviene grazie ad un progetto che è integralmente bitontino, che è quello di Go Streaming, che è la piattaforma diciamo internet di streaming in grande crescita, che negli ultimi anni ha registrato partnership con la Federazione Gioco Calcio, con la Lega Nazionale di Pallacanestro, e con di cui possiamo dirlo sei il creatore, Francesco. Diciamo che 15 anni fa abbiamo iniziato a fare lo streaming. Io faccio girare prima della festa di solito alcune immagini storiche delle prime dirette streaming, e devo dire siamo stati dei pionieri. La festa dei Santi Medici è stata un pioniere. Ricordo nel 2010 attirammo l'attenzione nazionale della Federazione della Web TV, perché era una produzione solamente televisiva, ma devo dire che adesso Bitonto TV e la diretta e le mani ottime, e per esempio quest'anno da qualche anno stiamo sperimentando le connessioni telefoniche wifi, non cellulari ma le nuove sistemi telefonici, e devo dire che la qualità di quello che stiamo raccontando è grazie a questa tecnologia. Non siamo collegati come gli zainetti televisivi alla rete mobile, è un collegamento wifi dedicato, per cui quest'anno non dovrebbe succedere come l'anno scorso qualche problema che è successo. Non lo dire, perché non ce la vogliamo, diciamo, tirare. Però abbiamo utilizzato la nuova tecnologia, che è la stessa tecnologia che utilizziamo dagli stadi. Quindi, e anche questo è made in Bitonto, perché l'azienda è di proprietà di un giovane di Mariotto.
Per cui ricordiamo la Waygo che fornisce questo tipo di servizio. Francesco, mi dicono che siamo pronti per l'intervista a Don Vito. Viviana Minervini è tra le persone. Inviterei la regia a inquadrare appunto e a mandare in onda l'intervista live. È lì. Che Viviana sta per fare. È una condizione difficile, con non so se ci ascolta Viviana lì. Sì, noi vediamo il monitor di anteprima e vediamo che Viviana è con Don Vito. Nel frattempo le immagini dei Santi Medici stanno attraversando la piazza, sono a circa metà della piazza e si avviano ad avvicinarsi all'obelisco. L'obelisco che ricorda la battaglia del 26 maggio 1734, quella che determinò la vittoria degli spagnoli sugli austriaci, ricordiamolo, a quale è stato dedicato anche un film recentemente sulla battaglia di Bitonto, che determinò l'arrivo dei Borboni nel sud Italia. E se abbiamo un po' queste processioni la dobbiamo anche a quella vittoria, perché se non avessero vinto gli spagnoli non avremmo avuto tutti i riti, diciamo, religiosi che noi abbiamo in questo momento. Nel frattempo Federica, hai notizie dal campo, diremmo, no? Dall'area della processione, dove ricordiamo il nostro cameraman e Viviana Minervini sono letteralmente sopraffatti dai ceri, dalla calca che si forma davanti alle immagini dei Santi Medici, ed è difficile ascoltare quello che noi raccontiamo. Ricordiamo che il percorso della processione coinvolge praticamente l'intero quadrilatero principale della città. Percorre via Mazzini, quindi svolta sulla sinistra per via Matteotti, fino a via De Ilderis, quindi svolta a destra, e lì in fondo a via De Ilderis avviene un rito da qualche anno. Per i devoti un po' più storici ricorderà che le immagini dei Santi Medici prima erano venerate nella chiesa di San Giorgio, poi diremo qualcosa anche sul rapporto tra la chiesa di San Giorgio e la processione che si svolge solo a Bitonto nella terza domenica di ottobre. Nella chiesa di San Giorgio le immagini, solo le immagini, non tutta la processione, fanno i circa 100 metri di una stradina strettissima che li porta davanti alla chiesa, alla vecchia chiesa che le ospitava, per un momento di preghiera. Dopodiché la processione riprende via Magenta, piazzi caduti nel terrorismo, dove c'è la prima pausa, la prima sosta, e Antenna Sud e Bitonto TV racconteranno in diretta il passaggio da piazza caduti nel terrorismo. Ed ecco là, Francesco, sì. Viviana è prontissima, la vedo con Don Vito, okay. Pregherei la regia di mandare in onda Viviana. Eccoli. Viviana, a te la linea. Siamo in compagnia di Don Vito, come vi avevamo annunciato. Anche quest'anno, Don Vito, migliaia di pellegrini sono arrivati qui per ricordare e festeggiare i nostri santi. Qual è lo spirito che da sempre anima questa festa? È sicuramente anzitutto una festa di popolo quella che andiamo a celebrare, è una festa in cui tutti si sentono coinvolti e invitati, ciascuno porta un proprio desiderio, una preghiera, una richiesta di aiuto, ed è molto bello sottolineare per me sempre questa valenza sociale anche della preghiera, perché chi viene non viene solo a portare qualcosa per sé, viene a portare una preghiera, una lacrima, un dolore che appartiene a tante altre persone, ed è molto visibile tante volte vedere anche negli occhi lucidi di tanti pellegrini questa invocazione di aiuto, di richiesta, a volte è una richiesta di grazia fisica, a volte è una richiesta di grazia spirituale che appartiene alla vita. Quindi è una manifestazione di popolo che raccoglie in questa pluralità di forme e di esperienze tante persone che vengono da ogni luogo, non solo bitontini ma anche persone che vengono dai paesi circostanti, così come è bello anche notare in questi giorni anche scorsi tante persone sono arrivate anche da lontano, persone bitontine che abitano fuori Bitonto, così come è bello anche ricordare i tanti che ci seguono attraverso le diverse dirette e vengono in contatto con questa esperienza che è un'esperienza
profondamente umana e anche cristiana, evangelica. Quindi il saluto va anche a tutti quei pellegrini che da lontano si affacciano e vivono questa partecipazione, anche se non fisica. Sono tanti che restano dispiaciuti per non poter essere presenti, però vorrei anche assicurare a ciascuno di loro il ricordo nella preghiera. Li sentiamo e li sentiamo davvero vicini, e soprattutto vorrei assicurare agli ammalati che per loro c'è una preghiera speciale, ed è per questo che seguiamo i santi, perché anche noi vogliamo come loro chinarci sulle sofferenze e sulle difficoltà di tanti. Possiamo dire che lo spirito dei Santi Medici debba restare con tutti i cittadini tutto l'anno. Certo, senz'altro. Quella del Vangelo, quella della santità, quella dei Santi Medici è una scelta che siamo chiamati a fare, non può essere un obbligo. I santi, la santità è una proposta di vita esigente, radicale, non da due soldi, perciò dobbiamo metterci tutto l'entusiasmo, la passione e la coerenza, perché i santi non vanno solo onorati, vanno anche imitati. Va bene, da me qui è tutto, ridò la linea allo studio. Ebbene, abbiamo visto Viviana, grazie Viviana per questa intervista. Io ve l'ho fatto l'anno ancora prima, precedentemente, so quanto è difficile arrivare fino a quel punto. Sembra di essere scesi nella bocca dell'inferno. Ma infatti non cammini, ti spingono, quindi tu rimani fermo, ma c'è qualcuno che ti spinge e quindi cammini per inerzia, non sei consapevole di quello che ti succede. Con tutto attorno le fiamme, perché c'è fuoco ovunque, fuoco e cera ovunque. Vorresti ascoltare per fare una domanda sensata, ma è difficile concentrarsi su quello che dice il sacerdote. Don Vito, perché devi pensare prima a salvare la tua pelle. Assolutamente. E io vorrei ringraziare Viviana e fare un commento del tutto diciamo off topic, perché è bello sapere che due testate come Bitonto TV e il Da Bitonto quest'anno collaborano per un evento che poi prende la partecipazione di tutta la cittadinanza. Assolutamente, io l'ho già provato a scriverlo, questa è stata una bellissima idea che hanno avuto Bitonto TV e Da Bitonto di fare una cosa insieme. Il mio auspicio è che tutti quanti l'anno prossimo si mettano insieme, perché voi vi siete resi conto, qui è un lavoro molto faticoso, serve l'aiuto ma serve l'unione, e sarebbe bellissimo che la processione dei Santi Medici la trasmettessero tutti e tutti si occupassero di una parte, chi della fiera, chi della processione, e infatti la città, perché che secondo me se serve stessa. Anche rinnovarsi ogni tanto, sì, no, ma al di là di rinnovare, la festa è sempre insieme. La stessa, siamo noi che diventiamo più grandi, abbiamo preso magari il posto non volendo di altri, bisogna rinnovarsi e aggiungere idee, professionalità, come dire. Trovare qualcuno che faccia questa cosa per tutto il giorno è difficile. Noi non dimentichiamo mai l'episodio di un ragazzo che era con Bitonto TV, un ragazzo di una grande timidezza che uscì di casa alle 4:30 per venire qui e fu fermato due volte dalla guardia di finanza che gli chiese dove stai andando a quest'ora. Ok, mentre Federica cerca di ascoltare l'indicazione della regia, io vorrei descrivere, c'è stata prima l'inquadratura della banda. La banda è la banda delle Cese, diretta dal maestro De Santis, che fa la parte della mattina. Quindi fino a Piazza Cadute del Terrorismo, dopodiché parte un'altra banda che è la banda diretta dal maestro Cotugno di Planelli. Io ringrazio in redazione Nicola, la presenza di Nicola Cambione, che è di grande aiuto. Stavamo raccontando il percorso della processione, ci eravamo fermati di fatto. Aspetta Francesco, sì. Vorrei prima di parlare appunto del percorso che svolge la processione, vorrei che la regia mandasse in onda lo spot della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano, anche perché ci sta raggiungendo in studio Giovanni Vacca. Ok, via al servizio. Il 18 novembre del 1993 è una data molto importante per la vita, la storia e la missione della comunità e del santuario Santi Medici di Bitonto, perché segna l'inizio di un'avventura che ha visto nel carissimo Don Ciccio Savino una iniziazione davvero molto bella e particolare. La comunità del santuario
accompagnata dal suo pastore, si è interrogata su come organizzare la speranza a partire dai soggetti più fragili e più vulnerabili. Ha cercato di impiegare professionalità, cuore, perché sappiamo che solo insieme possiamo costruire e custodire quella rete che permette alle persone più fragili di non cadere a terra, ma anzi di rialzarsi e di proseguire al meglio il proprio cammino, soprattutto lì dove è possibile. Diversi servizi che raccontano una speranza che si fa prassi, che si fa storia, che si fa carne e che cerchiamo di servire nel migliore dei modi, grazie all'aiuto di tanti operatori, professionisti, di tanti volontari, di tanti benefattori. A ciascuno di loro desidero dire il mio grazie a nome di questa fondazione. E abbiamo avuto la possibilità di guardare questo bellissimo spot realizzato da Francesco Castellaneta e nel frattempo mi ha raggiunto il direttore della Fondazione Opera Santi Medici, Giovanni Bacca, a cui do il benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per questa possibilità che ci date di esprimere anche il nostro grazie a nome della Fondazione per quello che fate e per quello che siete anche come abitonto, come testata giornalistica. Siamo noi che dobbiamo ringraziare voi perché avete sostenuto e creduto anche nel nostro progetto. Giovanni, la Fondazione Opera Santi Medici di che cosa si occupa? La Fondazione Opera Santi Medici nasce nel 93
per dare organicità e sviluppo, così come dice lo statuto, alle opere che già erano realizzate nel santuario, ed è intitolata non a caso ai Santi Medici, perché vuole recuperare, attraverso quello che è il messaggio dei Santi Medici, vuole recuperare un messaggio che viene riattualizzato, e cioè che i Santi Medici, che sono passati alla storia come Santi Anargiri o Anargiri, cioè che curavano gratuitamente, hanno ispirato le opere della Fondazione, perché appunto noi volevamo recuperare questo messaggio e volevamo farci prossimi verso le povertà, le nuove povertà che quotidianamente bussano alla porta di questo santuario, e abbiamo voluto organizzarle sotto forma di fondazione, perché se è vero che c'è un male che si organizza, è anche vero che il bene va fatto bene e deve organizzarsi. Non è solo fede, quindi è anche molto attenta al sociale. Sì, appunto. E il nostro arcivescovo, quando ha fatto la visita pastorale 10 anni fa, intitolò la sua lettera pastorale come così: Gaudium et Spes, recuperando quello che un documento conciliare, proprio che guardava la Chiesa in rapporto al mondo. E appunto, proprio in riferimento alle opere della Fondazione, lui diceva che questo santuario, riprendendo anche le parole che furono di Paolo VI e poi riprese da Monsignor Marena e da Monsignor Magrassi, il santuario deve essere clinica del corpo e dello spirito, non può esserci una cosa senza l'altro. Ecco, noi amiamo ricordare anche il nostro il rettore, che Don Ciccio Savino, che ha voluto, che ha istituito questa fondazione, diceva sempre: il cristiano deve avere in una mano la Bibbia e nell'altra il giornale, per leggere appunto attraverso gli occhi della Bibbia le situazioni di povertà e dare possibilmente delle risposte, anzi più delle risposte, dei segni che poi aiutano anche il mondo a dire come la Chiesa ama, Cristo ama la Chiesa e quindi il mondo intero. Giovanni, e nello specifico quali sono le attività della Fondazione? Sì, sono diverse le attività, dal socio assistenziale al sanitario al culturale. Ecco, sono questi i tre ambiti in cui la Fondazione si muove. I servizi socio assistenziali fanno riferimento soprattutto al servizio mensa, che è stato il primo servizio, la mensa per i poveri, che fu istituito addirittura nell'86, e quindi abbiamo celebrato da poco, da un anno, 87, abbiamo celebrato da poco i 30 anni. Poi, ecco, quando ancora non c'era la Fondazione, poi una casa d'accoglienza che nel tempo ha cambiato la sua destinazione, è passata da un'accoglienza per profughi, immigrati. Noi abbiamo risposto all'accoglienza dei primi sbarchi degli albanesi, kosovari degli anni 90, poi si è tipizzata come accoglienza per donne in difficoltà anche con figli. Un centro d'ascolto, una casa d'alloggio per malati di AIDS, unica in Puglia, con 17 posti letto, e poi, diciamo, sul versante sanitario, l'Hospice Aurelio Marena, che è un centro di cure palliative per malati in fase avanzata e terminale, che appunto è, diciamo, il fiore all'occhiello della Fondazione. È una struttura sanitaria che da tutti è apprezzata, perché dice un'attenzione della Chiesa alla vita nella sua totalità, perché dice la Chiesa, attraverso quest'opera, che se non sempre si può guarire, sempre si deve curare, sempre bisogna aver cura di tutto l'uomo fino all'ultimo respiro. Che bel messaggio, Giovanni, che ci hai lasciato. Mi hai raccontato che sei stato uno dei primi dipendenti, se non il primissimo dipendente della Fondazione. Oggi sei direttore. Come è cambiato l'apporto che appunto la Fondazione ha dato alla cittadinanza, al territorio bitontino e non solo? Beh, è un rapporto di crescita. Ecco, la Fondazione è cresciuta e credo abbia dato un contributo alla crescita anche di questo territorio, anche in termini di occupazione. La Fondazione ha partecipato al progetto Urban del Comune di Bitonto, e quindi anche l'Hospice è nato grazie a questa attenzione che il Comune di Bitonto ha dato al sociale attraverso questo progetto, La Forza della Marginalità, che appunto ha voluto premiare le eccellenze del sociale a Bitonto, la Fondazione, la Villa Giovanni XXIII, l'ASP del Maria Cristina. Ecco, il territorio di Bitonto è cresciuto grazie anche a queste opere,
che sono delle opere segno e che hanno fatto di Bitonto, oltre ad essere città dell'Ulivo, perché nessuno ha tolto questa intitolazione della città che rimane forte, Bitonto è città dell'Ulivo e noi non potremmo fare a meno di essere città dell'Ulivo. Ecco, anche chi ci guarda da fuori, il Ministero, anche la Conferenza del Stato-Regione e l'ANCI, ha voluto guardare Bitonto come a città del sollievo. Ecco, finalmente spiegato per quanti se lo sono chiesti, perché magari lo hanno visto e non hanno avuto modo di avere spiegazioni, ecco perché Bitonto sì, è città. Non è un'intitolazione che abbiamo chiesto noi, chi da fuori, appunto l'ANCI, il Ministero e una fondazione che si occupa appunto delle città del sollievo, guardando le opere che a Bitonto si realizzano, non solo come fondazione, ma anche Villa Giovanni III, il Maria Cristina, ecco, ha voluto dire che Bitonto offre questa possibilità di sollievo delle sofferenze in generale. Quindi diciamo, abbiamo letto anche noi delle polemiche, onestamente ci hanno fatto un po' soffrire, però nessuno ha voluto togliere questa intitolazione della città dell'Ulivo, anche, anzi speriamo che Bitonto si riconosca sempre più in questo simbolo, che è un simbolo di pace. Ma sotto hanno voluto aggiungere, e noi siamo fieri, ecco, non orgogliosi, fieri di questa intitolazione, perché Bitonto è anche città del sollievo. Grazie ancora. Grazie a Giovanni Vacca. Grazie. Per essere venuto qui in studio da noi e per averci sostenuto attraverso l'opera. Grazie. Della Fondazione. Grazie. 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 Io inviterei nuovamente Francesco Cambione a raggiungermi e nel frattempo chiederei alla regia di mandare la pubblicità. Oh, l'ho già fatto! Quanti volte lo devo fare? Ok, dawa! Sta la Viviana, sta già qua! Ha intervistato i suoi doni! Vorrebbe essere qua! Ciao ragazzi! Buongiorno! Patriarca, professionista del gusto, a Bitonto. Aiotto Fil di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi, trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Aiotto Fil è in via Verde 58 a Bitonto. Aiotto Fil di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook.
ha raggiunto qua in studio Viviana. Sì, proveniente dopo... dalla bolgia infernale dei primi metri, appena le statue sono state portate fuori dalla Basilica dei Santi Medici. Che atmosfera si respira? È stato molto difficile avvicinarci, come avevamo già preannunciato, e è stato altrettanto difficile riuscire a prendere una testimonianza di qualche pellegrino presente, perché erano davvero molto emozionati, impegnati ancora ad accendere i loro ceri devozionali, quindi insomma non ci è sembrato nemmeno il caso poi di interrompere un rituale che è tutto loro, che appartiene alla loro fede. E insomma, poi il giornalista deve sapere a un certo punto quando deve fermarsi per non entrare poi troppo nella vita e nell'intimità dell'altro. Però possiamo assolutamente dire che c'è davvero tantissima gente, sono arrivati tantissimi pellegrini, e come ha ricordato Don Vito, ci piace sottolineare che non vengono soltanto per portare la loro richiesta o la loro passione verso i nostri santi, ma portano la preghiera anche di tanti ammalati, di tante persone che magari non sono potuti essere qui con noi presenti, ma che ci stanno seguendo sia con la diretta che con insomma con lo spirito in qualche modo. Adesso la processione sta percorrendo via Mazzini, ricordiamo percorrerà il primo tratto di via Matteotti, poi via De Ildaris, per entrare poi da Porta Robustina all'interno del centro storico. Francesco Cambione, ci vuoi raccontare, spiegare un po' che differenza e che spirito diverso si prova da affrontare la processione nel centro abitato ad affrontarla nel centro storico? Sicuramente tu che ci abiti anche in quelle zone ci saprei essere d'aiuto. E a proposito di questo vorrei dire una cosa, che la processione della terza domenica di ottobre, quindi questa processione, si divise appunto in due fasi, la nottata, quella che parte alle 5, e poi l'intorciata, proprio da questo movimento da torcere, per questo movimento sinuoso che si avvertirà all'interno del centro storico. Più le torce, diciamo, che come possiamo vedere precedono le immagini dei Santi Medici, e perché appunto diventa una grande torcia, perché sono così vicini tra di loro che la fiamma è unica e da cielo diventa torcia. Riprendendo comunque il discorso di Viviana, a Piazza Caduta del Terrorismo avviene questa sorta di pausa, se vogliamo, poi lo potremo raccontare probabilmente con la telecamera, che i portatori nel palazzo ad angolo che ricorda dov'era Porta Robustina, c'è lo spogliatoio dei portatori. Sotto la postazione di Bitonto TV della diretta c'è la postazione, e lì si cambiano, perché davanti a Palazzo Sisto, per i non bitontini, Palazzo Sisto è un palazzo storico della città ed è il palazzo dove si svolgevano i matrimoni di lusso di Bitonto. Ricordiamo che Palazzo Sisto è uno degli unici modelli di stile napoletano assieme a Palazzo Ferrara. Perfetto, quindi raccontiamo anche storie, invitiamo chi non è bitontino a venire a Bitonto, perché Bitonto ha molto da raccontare, da mostrare, anche quando non è la festa dei Santi Medici. Oggi si può visitare tutto a piedi, quindi è meraviglioso. Quindi Palazzo Sisto, cambio dei portatori, si passa davanti al Monastero delle Vergini. Un tempo entravano per questo famoso omaggio delle suore, c'è solamente il giro, l'inchino delle immagini alle suore. Dopodiché l'omaggio alle suore per aver cucito gli abiti. Come dicevamo, quando sono arrivato, gli abiti che le immagini portano in processione, indossano in processione, sono stati cuciti con filo d'oro dalle monache del Monastero delle Vergini, che per i non bitontini, ricordiamo, sono le depositarie della ricetta originaria dei famosi bocconotti bitontini, per cui Bitonto è anche nota. Non ebbene solo, le suore sono depositarie adesso. Non hai fatto colazione, no. Federica, dopo Savino lo rimproveriamo perché non paga la colazione ai collaboratori, e quindi si entra poi in un budello strettissimo dove la situazione, quello che ha vissuto adesso Viviana, lo vivono in due metri, e quindi le immagini, si restringe tutto per arrivare poi in Piazza Cattedrale. Davanti alla cattedrale si gira poi via Mercanti,
e si arriva davanti al museo, alla galleria d'arte, dove c'è poi la grande piazza con una serie di cerimonie, sono annunciate mongolfiere, giochi pirici, di solito c'è un dono di ex voto in oro all'altezza della piazza, un altro momento che Bitonto TV racconterà in diretta. Poi quindi c'è la grande, il galà del pomeriggio tardo, quindi Corso Vittorio Emanuele, via Verdi, via Mazzini e quindi poi la messa celebrata. Via Repubblica. Hai ragione, via Repubblica e grazie. Viviane, poi la piazza, diciamo, dove c'è la messa dell'arcivescovo. Questa è la processione. Francesco, una curiosità, rispetto a tutti i fedeli che la incominciano. Sì. Quanti in realtà la finiscono? Perché io ho a casa mia un mio parente che inizia tutto speranzoso di volerla completare tutti gli anni, ma la finisce prima. Devi sapere dell'inizio. Che la bassa musica, che è l'inizio della processione, è partita alle 8 dal santuario e se noi aspettiamo in diretta fino alle 10:15 si è già ritirata la processione. Quindi la gente spesso, più che andare alla processione, rifà il percorso della processione, di che faranno le immagini. Chi veramente segue fino al termine sono, diciamo, i fedelissimi, quelli che noi vediamo adesso assembrati davanti alle immagini di Santi Medici. Sono loro, c'è chi inizia da via Mazzini, molti dicono ho trovato la processione in via Verdi, l'ho iniziata lì, perché così funziona, dove trovo la processione? È tutto facoltativa. È chiaro che poi è molto dura, molta gente non ce la fa, molti arrivano fino a Piazza Caduti del Terrorismo, quindi ognuno, e torniamo al discorso, vive questa giornata nella maniera che ritiene meglio per se stesso. Quello è. La posizione invece dei pellegrini che accendono questi grossi ceri che abbiamo visto è del tutto casuale anche quella o c'è più o meno c'è un ordine? Allora, molte sono leggende metropolitane, nel senso che molti, qualcuno dice, ma è tutto da dimostrare, che il peso del cero è legato spesso all'entità del miracolo, agli anni eccetera, però devo ricordare il miracolo di cui io ho contezza. Oppure il percorrere la processione a piedi scalzi o percorrere è una forma di emozione rivolta verso le immagini. Ognuno poi fa, diciamo, segue e vive questa giornata, o meglio, credo, dicevamo all'inizio, che molti dicono che io devo andare alla processione, devo fare la processione non distogliendo mai lo sguardo. C'è gente che non guarda neanche di lato perché deve guardare per forza ai Santi Medici, e se vai a parlare con loro ogni ora ti sanno dire, secondo la loro interpretazione, il loro stato d'animo, ovviamente, il cambio di espressione dell'immagine, perché tanta gente guarda e secondo quello che è il proprio stato d'animo dice oggi i Santi Medici sono allegri, oggi sono tristi, oggi sono contenti, perché alla fine c'è questa trasposizione nell'espressione che hanno i santi, una sorta di empatia si cerca di cercare, diciamo, conforto nel proprio stato d'animo in quello che è come quando ci sono le nuvole, ognuno con la propria immaginazione dà una forma diversa alla nuvola che vede in cielo. Io magari ci vedo un pappagallo e tu ci vedi un cuoricino, è la stessa cosa, è del tutto trovo difficoltà a vedere la somiglianza delle forme, però. No, appunto, per dire che non somigliano. Ok. Allora, torniamo un attimo. Ah, ti avevo chiesto stamattina. Allora, Dauri, questo miracolo di cui si racconta è legato a Dom Minguccio Vacca, che è il primo rettore del santuario e ultimo della vecchia chiesa. Si racconta che in occasione di una prima i Santi Medici discendevano dal loro altare molto meno frequentemente di adesso. Devi sapere che prima la discesa avveniva la mattina della processione, creando un trambusto incredibile. Il primo anno della nostra diretta era così. Adesso, per una serie di motivi, scendono prima scendivano all'inizio della novena, adesso scendono a luglio direttamente. E pare che in occasione di una discesa straordinaria per un'opera di manutenzione, non so se avete raccontato di cosa sono fatte le immagini, ma lo raccontiamo tra poco, prima i manichini erano in legno e in ovatta. E pare che in occasione di una discesa per un cambio di abiti, mentre loro toglievano gli abiti, si sia sprigionato questo profumo di rose che ha gli atti, perché tutti i presenti hanno sentito. Perché era una cosa straniera. Ecco, ripeto, scendere le immagini prima era una cosa molto difficile. E io ho un mio parente molto vicino che conferma questa cosa, nel senso che a un certo punto all'apertura degli abiti si fu questo sprigionare di cosa strana eccetera. Ora non è chiaramente il miracolo di tanta gente, io potrei portare ai microfoni mio padre
che in 25 anni ha da raccontare centinaia di aneddoti di persone che gli si mettevano addosso per dire parla tu con i santi medici. Ci sono tantissimi esempi che noi possiamo fare e i portatori andrebbero interrogati su questa cosa, perché loro possono raccontare veramente quello che succede durante la procedura. Per dire, guardate le immagini in questo momento, la nube di fumo che c'è, immaginate che cosa si respira adesso da là davanti. E immaginate i portatori in quali condizioni come dire, si avvicinano. Le immagini in questo, che adesso vanno in processione, che sono quelle nostre, sono in bronzo, vuoto. Quanti anni hanno? Io chiedo alla redazione. Intorno al 700. Non quelle, le originali, i manichini che si smontavano. Voi non so se avete raccontato, alle origini le immagini dei santi medici erano smontabili, si rimontavano solo in occasione della festa. Ce l'aveva questa signora conservata, di là nasce tutto il grande culto a Bitonto. Si mettevano nella chiesa di San Giorgio, eccetera. Poi divennero stabili ed erano presenti nella nicchia a destra dell'altare della chiesa di San Giorgio. Non avevano la base su cui venivano collocati solo in occasione della festa. Poi furono trasferiti in questo santuario all'inizio degli anni 70 ed erano sempre manichini e in gesso i volti e le mani. Dopodiché, siccome oramai erano deteriorati, furono realizzati dei manichini in bronzo. Quindi quello che voi vedete sono due statue di bronzo, chiaramente fatte in misura da poter poi far indossare ai medici, che hanno delle camicie. Gli abiti dei santi medici sono conservati esattamente negli armadi come i nostri abiti. Le camicie che indossano, che hanno al polso i gemelli, eccetera, eccetera, sono poi, come dire, preparate come se si dovesse andare veramente alla festa. Ma e nel momento della vestizione, che è un'altra liturgia, vengono posizionati sull'altare le camicie, le varie parti poi ricamate, eccetera, eccetera. Si può dire che vengono vestiti a festa oggi? Assolutamente. Prima era così effettivamente. Adesso gli abiti che portano alla festa vengono, diciamo, fatti indossare qualche giorno prima, però effettivamente quello è l'abito della festa, perché durante l'anno non indossano quegli abiti. Ok. Così come anche Don Vito abbiamo visto, e ribadiamo e risalutiamo gli amici argentini che stanotte hanno festeggiato la festa di San Nicola Pellegrino, quindi anche loro di Trani, quindi la festa dei tranesi stanotte a Buenos Aires, ci stanno sicuramente seguendo, ricorderemo sempre con grande affetto loro. Oggi Don Vito indossa la stola che gli è stata donata dai fedeli di Buenos Aires che sono venuti a Bitonto in visita per la festa patronale, che ricordiamo Bitonto è l'Immacolata. I Santi Medici non sono festa patronale a Bitonto, non sono i nostri patroni, sono compatroni. Sì, infatti, Francesco, ricordiamo che sul Porta Baresana, proprio al di sopra dell'arco, ci sono raffigurati tutti i compatroni della di Bitonto. Allora, si parte dall'Immacolata, poi c'è San Francesco di Paola, San Michele, i Santi Medici, San Rocco, San Gaetano e San Gaetano d'Avellino e Sant'Andrea d'Avellino e San Gaetano da Tieni, chiedo scusa, perché qui bisogna essere bravi e avere una grande memoria. E c'è questa famosa, aiutatemi voi, a pala si chiama? Sì. Pala, che è una copia, che adesso è presente, e l'originale invece nel comune. E a proposito di questo, se posso permettermi, il professor Picce me lo consentirà, dell'orologio. Il Comitato Feste Patronale sta preparando il restauro della Immacolata e chiamerà tutta la città a contribuire al restauro di quella che è l'immagine della città di Bitonto, perché la statua quella che è sopra Porta Baresana è al di sopra dell'arco. È chiaro. E quindi la stiamo lanciando, perché essendo quella l'immagine, ecco per questo perché c'è quella paralisi, quello l'ingresso alla città, è bello avere anche restaurare la Madonna, che è in pietra ed è di Lecce, quindi è particolarmente rovinata, voi che siete appassionati di arte. Francesco, hai nominato Nicola Picce negli scorsi giorni, la redazione di Bitonto TV lo ha incontrato e ci ha raccontato, ci ha spiegato il significato del portale e delle vetrate della Basilica dei Santi Medici. Invito la regia a mandare in onda il servizio. Ah,
l'interesse della Basilica, al di là di quella che è l'architettura o la presenza di opere scultoree all'interno della Basilica e di affreschi, interesse artistico, e notevole interesse artistico, riviene dal portale e dalle vetrate che sono contenute all'interno della Basilica. Portale e alcune delle finestre che raccontano la vita dei santi e magari danno anche una lettura particolare della vita dei santi. A cominciare dal portale che è alle mie spalle, che è un'opera di grande valore artistico realizzata da un grande scultore che negli ultimi tempi è stato rivalutato, mi riferisco a Adolfo Rollo, che ha realizzato diverse opere in America prima e poi in diverse città della Puglia e della Campania. Uno scultore che ha una formazione classica e peraltro caratteristico il suo linearismo e magari la tecnica dello stiacciato del bassorilievo che utilizza. Ma c'è un elemento particolare che si lascia cogliere in ogni struttura che realizza. L'elemento rinviene dal gesto che è una sorta di atto parlante, magari la staticità della figura, però il gesto del volto, delle mani, il movimento, diciamo, che assume un elemento che si raffigura all'esterno tramite la raffigurazione del viso, danno, diciamo, una sorta di elemento che è caratterizzante la scultura di Rollo ed è cosa che si può benissimo vedere anche nel portale della Basilica dei Santi Medici. Si è fatta sempre una lettura di tipo ascensionale del portale, cioè dal basso verso l'alto, invece la lettura va fatta dall'alto verso il basso, con la figura della colomba centrale che divide i pannelli sul lato sinistro e sul lato destro. E la colomba nel Vecchio e Nuovo Testamento è segno di misericordia, segno di amore. Quindi il punto di partenza o il tema del portale, la misericordia, l'amore. E le formelle si organizzano in forma che si richiamano l'una con l'altra. A cominciare dalla prima, che tiene il motivo della ispirazione divina dei due santi, poi la parte centrale, il tema del martirio, la parte finale del portale, le due formelle, quello che si chiama con termine tecnico pathos former, cioè delle formelle che raccontano momenti di patetismo e di umanesimo, su cui magari dopo ritorniamo. A cominciare dall'alto, dicevo, con il tema della Trinità, la si vede questa raffigurazione nella colomba, nella croce e nell'occhio di Dio che è sulla formella di destra, con la raffigurazione di tre angeli, che poi sono i tre angeli richiamati anche nel Vecchio Testamento, i tre angeli che appaiono ad Abramo, e i due santi inginocchiati che hanno lo sguardo rivolto verso la colomba, cioè praticamente è il momento della formazione cristiana dei due santi, il momento della ispirazione divina, che è un momento centrale. Nelle vecchie biografie dei santi si racconta in maniera particolare questa attenzione che la madre Teodata dei fratelli Cosma e Damiano, questa formazione voluta dalla madre, quindi questo punto di partenza prima ancora di una conoscenza dell'arte medica. Poi i pannelli centrali rappresentano la scena del martirio, diciamo la decapitazione dei santi. I santi sono inginocchiati e lo sguardo dell'uno è rivolto al ceppo, lo sguardo dell'altro è rivolto ad una crocetta che è sul piede sinistro di chi ha in mano la scure per colpire il santo. E al di là, diciamo, di questi elementi, appunto l'attenzione alla croce salvezza o al ceppo legno che pur sempre a richiamare il simbolo della croce, e al di là delle due figure centrali dell'esecutore, e si vede per esempio
uno con l'ascia ancora non sollevata, l'altro invece con l'ascia già sollevata. Poi magari sulla sinistra un elemento che è a ricordare la formazione classica dello scultore, cioè la cosiddetta canefora, una donna che ha sulla testa una cesta, era tipica delle processioni che si svolgevano in Atene al Partenone, quindi una sorta di offerta votiva, una donna che si contrappone all'altra che ha la mano sul volto, diciamo il cosiddetto momento di sconforto per l'esecuzione che sta avvenendo, che viene letta da un araldo che ha in mano un foglio e il cosiddetto esecutore della uccisione del santo è intento ad ascoltarlo. E come dicevo prima, è soprattutto il momento del gesto delle mani o la raffigurazione del volto che dà movimento alla scena, anche se magari i personaggi possono essere anche fissati nella loro diciamo linearità e quindi danno l'impressione di una sorta di fissità. Si vede per esempio la donna che ha in braccio, simbolo della maternità, che è un motivo ricorrente nel portale, un braccio un bambino con un altro che si aggrappa impaurito alle vesti, o magari la figura di un anziano che mostra il cosiddetto momento di terrore, di spavento per l'esecuzione che è in atto. Ma l'elemento, diciamo, oltremodo interessante è anche la raffigurazione dei pannelli sottostanti, i santi, la venerazione per i santi e quindi magari anche il cosiddetto culto rivolto ai santi, raffigurato attraverso a destra la figura di una donna che offre al santo il bambino con il marito che ha un cero in mano, la figura di uno storpio, la figura ancora di una richiesta di intervento ai santi con questa donna che ha sulle ginocchia un figlio ammalato e l'atto, ecco, il gesto della mano che è a richiedere l'intervento da parte dei santi. E sulla sinistra elementi ancora più importanti, al di là delle raffigurazioni ancora una volta delle due donne, quindi si veda un po' questa ripresa, ancora una donna con il simbolo della maternità, con il bambino aggrappato alle spalle. Interessante è questa figura di deposizione di un cadavere, che è una eco di un sarcofago romano che riproduceva la sepoltura di Meleagro ucciso dal cinghiale, che fu ripresa da Raffaello anche per la deposizione del Cristo, ma che dopo il fascismo divenne un elemento iconografico molto utilizzato per evocare la Resistenza, i martiri della Resistenza. Quindi questa raffigurazione è un po' a richiamare sia l'elemento di classicità attestato in diverse raffigurazioni dell'età antica, sia anche un tempo, diciamo, più recente, quello della celebrazione dei martiri della Resistenza. Da notare poi sulla parte bassa della prima formella a sinistra l'agave, che è una pianta che richiama anche una pianta medicinale, ma è anche a simboleggiare la gratitudine e l'amicizia, quindi una sorta di imprimatur, di segno di riconoscimento che si vuole fare al racconto riportato sull'intero portale, gratitudine, amicizia, riconoscimento, mentre sul lato destro c'è la firma dello scultore Adolfo Rollo, appunto quasi da rapportare all'agave che è nella formella di sinistra. Di terminare la diretta vorrei ringraziare tutta la redazione di Bitonto TV, la regia Gabriele Bianca, al broadcasting Davide Saponieri, alle telecamere Antonio Valenza, Rocco La Monaca. Il lavoro redazionale è stato svolto da Filippo Vascio, Massimiliano Bertuso, Antonio Mattia, alla fotografia Lisa Fioriello. Voglio ringraziare anche Antena Sud delle persone di Nicola Facciolo e Cristian Tempesta. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Francesco Paolo Campione e a Viviana Minervini
e ci vediamo nella prossima diretta. Fase di diretta a Luna in piazza Caduti del Terrorismo con Francesco Paolo Cambione. Sapienti. Il patriarca, professionista del gusto, a Bitonto. Aiutto Fili di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Aiutto Fili è in via Verde 58 a Bitonto. Aiutto Fili di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook.